Il viaggio in Spagna, a Valencia, è stato tutto all'insegna del tema del matrimonio e della famiglia. È stato bello ascoltare davanti all'assemblea di persone di tutti i continenti la testimonianza di coniugi che, benedetti da una schiera numerosa di figli, si sono presentati davanti a noi e hanno parlato dei rispettivi cammini nel sacramento del matrimonio e all'interno delle loro famiglie numerose. Non hanno nascosto il fatto di aver avuto anche giorni difficili, di aver dovuto attraversare tempi di crisi, ma proprio nella fatica del sopportarsi a vicenda giorno per giorno, proprio nell'accettarsi sempre di nuovo nel crocciolo degli affanni quotidiani, vivendo e soffrendo fino in fondo il sì iniziale, proprio in questo cammino del perdersi evangelico erano maturati, avevano trovato se stessi ed erano diventati felici. Il sì che si erano dato reciprocamente nella pazienza del cammino e nella forza del sacramento con cui Cristo li aveva legati insieme, era diventato un grande sì di fronte a se stessi, ai figli, al Dio Creatore e al Redentore Gesù Cristo. Così dalla testimonianza di queste famiglie ci giungeva un'onda di gioia, non di un'allegrezza superficiale e meschina che si dilegua presto, ma di una gioia maturata anche nella sofferenza, di una gioia che va nel profondo e redime veramente l'uomo. Davanti a queste famiglie, con i loro figli, davanti a queste famiglie in cui le generazioni si stringono la mano e il futuro è presente, il problema dell'Europa, che apparentemente quasi non vuol più avere figli, mi è penetrato nell'anima. Per l'estraneo, questa Europa sembra essere stanca, anzi sembra quasi volersi congedare dalla storia. Perché le cose stanno così? Questa è la grande domanda. Le risposte sono sicuramente molto complesse. Prima di cercare tali risposte è doveroso un ringraziamento ai tanti coniugi che anche oggi nella nostra Europa dicono sì al figlio e accettano le fatiche che questo comporta, i problemi sociali, i finanziari, come anche le preoccupazioni e fatiche giorno dopo giorno, la dedizione necessaria per aprire ai figli la strada verso il futuro. Accennando a queste difficoltà, si rendono forse anche chiare le ragioni perché a tanti il rischio di avere figli appare troppo grande. Il bambino ha bisogno di attenzione amorosa. Ciò significa che dobbiamo dargli qualcosa del nostro tempo, del tempo della nostra vita. Ma proprio questa essenziale materia prima della vita, il tempo, sembra scarseggiare sempre di più. Il tempo che abbiamo a disposizione basta appena per la propria vita. Come potremmo cederlo, darlo a qualcun altro? Avere tempo e donare tempo? E questo per noi è un modo molto concreto per imparare a donare se stessi, a perdersi, per trovare se stessi. A questo problema si aggiunge il calcolo difficile di quali norme siamo debitori al bambino perché segua la via giusta, in che modo dobbiamo, nel fare ciò, rispettare la sua libertà.
Il problema è diventato così difficile anche perché non siamo più sicuri delle norme da trasmettere, perché non sappiamo più quale sia l'uso giusto della libertà, qual è il modo giusto di vivere, che cosa sia moralmente doveroso e che cosa invece inammissibile. Lo spirito moderno ha perso l'orientamento e questa mancanza di orientamento ci impedisce di essere per altri indicatori della retta via. Anzi, la problematica va ancora più nel profondo. L'uomo di oggi è insicuro circa il futuro. È ammissibile inviare qualcuno in questo futuro incerto? In definitiva, è una cosa buona essere uomo? Questa profonda insicurezza sull'uomo stesso, accanto alla volontà di avere la via tutta per se stessi, è forse la ragione più profonda per cui il rischio di avere figli appare a molti una cosa quasi non più sostenibile. Di fatto possiamo trasmettere la vita in modo responsabile solo se siamo in grado di trasmettere qualcosa di più della semplice vita biologica, e cioè un senso che regga anche nelle crisi della storia ventura e una certezza nella speranza che sia più forte delle nuvole che oscurano il futuro. Se non impariamo nuovamente i fondamenti della vita, se non scopriamo in modo nuovo la certezza della fede, ci sarà anche sempre meno possibile affidare agli altri il dono della vita e il compito di un futuro sconosciuto. Connesso con ciò è infine anche il problema delle decisioni definitive. Può l'uomo legarsi per sempre? Può dire un sì per tutta la vita? Sì, lo può. Egli è stato creato per questo. Proprio così si realizza la libertà dell'uomo e così si crea anche l'ambito sacro del matrimonio che si allarga diventando famiglia e costruisce futuro. A questo punto non posso tacere la mia preoccupazione per le leggi sulle coppie di fatto. Molte di queste coppie hanno scelto questa via perché, almeno per il momento, non si sentono in grado di accettare la convivenza giuridicamente ordinata e vincolante del matrimonio. Così preferiscono rimanere nel semplice stato di fatto. Quando vengono create nuove forme giuridiche che relativizzano il matrimonio, la rinuncia al legame definitivo, per così dire, riceve anche un sigillo giuridico. In tal caso il decidersi per chi già fa fatica diventa ancora più difficile. Si aggiunge poi, per altra forma di coppie, la relativizzazione della differenza dei sessi. Diventa così uguale il mettersi insieme di un uomo e una donna o di due persone dello stesso sesso. Con ciò vengono tacitamente confermate quelle teorie funeste che tolgono ogni rilevanza alla mascolinità e alla femminilità della persona umana, come se si trattasse di un fatto puramente biologico, teorie secondo cui l'uomo, cioè il suo intelletto e la sua volontà, deciderebbe autonomamente che cosa egli sia o non sia. C'è in questo un deprezzamento della corporeità, da cui consegue che l'uomo, volendo emanciparsi del suo corpo, della sfera biologica,
finisce per distruggere se stesso. Se si dice che la Chiesa non dovrebbe inserirsi in questi affari, allora noi possiamo solo rispondere: forse che l'uomo non ci interessa? I credenti, in virtù della grande cultura della loro fede, non hanno forse il diritto di pronunciarsi in tutto questo? Non è piuttosto il nostro dovere alzare la voce per difendere l'uomo, quella creatura che proprio nella unità inseparabile di corpo e anima è immagine di Dio? Il viaggio a Valencia è diventato per me un viaggio alla ricerca di che cosa significhi l'essere uomo.